siglato al Palazzo del Governo di Arezzo un protocollo d'intesa tra Prefettura e Democrazia delle Regole, Associazione di Promozione Sociale, per iniziare così un percorso di sensibilizzazione e formazione al valore delle regole della legalità a partire dalla Costituzione. È un protocollo di collaborazione tra noi, l'Avvocato Bacosi, in rappresentanza dell'Associazione Democrazia nelle Regole e delle istituzioni, quindi anche e soprattutto le scuole, per promuovere la cultura della legalità e del rispetto delle regole nel vivere quotidiano, partendo dai giovani, e quindi parleremo sicuramente di rispetto dei diritti, di regole, di Costituzione, ma in maniera interattiva, perché la Costituzione non è un qualcosa di statico, ma è qualcosa che si vive tutti i giorni, e le regole da rispettare sono quelle basilari del vivere quotidiano, che costituisce poi il rispetto dei nostri diritti. E quindi noi cerchiamo di avvicinare i ragazzi alle istituzioni perché non siano visti come le istituzioni qualcosa di lontano e inavvicinabile. Presente anche una rappresentanza degli studenti degli istituti aretini, che hanno avuto così la possibilità di assistere alla firma del protocollo e ascoltare un seminario tenuto dall'avvocato Giulio Bacosi, la Costituzione repubblicana nel prisma dell'attualità. Democrazia nelle regole significa che non esiste democrazia senza regole. Noi non possiamo costruire una democrazia, cioè un sistema nel quale il popolo in qualche modo è la voce e dei fatti e delle parole, se poi alla fine le regole non lo governano e se il popolo non conosce le regole. Quindi bisogna cercare di trasferire soprattutto ai più giovani un senso di amore per le regole e per la legalità, ma soprattutto per i principi costituzionali, perché soprattutto in una temperie, in un momento come quello odierno, come quello attuale, è importantissimo sapere quello che la carta che hanno scritto i nostri padri costituenti dice, quali sono le linee guida, le guidelines della carta costituzionale.